Sì. Noi vorremmo creare su Cornaredo, ci piacerebbe creare un'attività, un progetto che unisca prima di tutto i cittadini, quindi un ambiente, un immobile che è stato confiscato alla mafia. Vorremmo che diventasse un centro di aggregazione e un centro di simbolo per continuare a combattere la mafia, far vedere che lì la mafia non c'è più e si può combattere con qualcosa di nuovo, innovativo e qualcosa che possa attrarre più gente possibile.